Inizio Buongiorno, dall'ascensore oggi. buongiorno. Io quando si apre l'ascensore spero sempre che non si apre, che qualcuno sta aspettando, perché sennò veramente la figura di è Vabbè, colossale. non ci siamo abituati, dai. Sì, ragazzi, faccio una fatica a camminare, ho i femorali rotti praticamente. Sapete quando non riuscite a stendere la gamba? Ma oggi è leg day, per te. Sì, leg day davanti, cioè Ah, i quadricipiti, non i ok. femorali. Perché la gamba c'ha pure davanti e di dietro Santo adesso. Dio! In verità sono già andata a fare cardio stamattina, non prestissimo perché alla fine ieri disco rotto, ci siamo andati a letto Ah, tardi e sì. quindi ho fatto fatica a svegliarmi presto. Presto per me vuol dire alle 7 in modo da avere tutta la mattinata e fare qualcosa, perché sennò già andare alle 9 mi butta via un sacco Che di caldo che tempo. fa. Oggi fa caldo, oggi è proprio una bella giornata e oggi dobbiamo andare a fare due appuntamenti Distinti, cioè le nostre distinti. strade si separano Si tra separano poco. tra poco, infatti per evitare di perdere tempo le abbiamo proprio, uno va da una parte e uno va Ma proprio tipo dall'altra. io ce l'ho a un orario, lei un minuto dopo. Sì, Cioè è una cosa incredibile. l'abbiamo fatto, ma sì, ma l'abbiamo Sì, voluto però. apposta, Sì, apposta. sì, sì. Io vado a vedere come si fa la patente, cercando Come si di... rinnova più che altro, Sì, come... perché ti vedo a fare l'esame di teoria qua in spagnolo, mi immagino. Ah, magari lo supero, che ne sai? Vabbè. E ho già messo il navigatore, tra l'altro ho anche finito i giga, quindi speriamo di arrivare da E qualche quindi io, parte. ragazze, è stato Tu vai bellissimo. dall'altra Io vado di là. parte, Il mio ok? destino mi porta di Ci là, sì. sentiamo dopo che io non ho preso le chiavi. Esatto. E quindi io vado a vedere come si fa la patente, tra l'altro dovevo controllare, dovrebbe essere questo, inizia. Speriamo sia giusto, dovrebbe essere proprio qua vicino. Sì, volta qua a destra, giusto. E vado a vedere come devo fare a rinnovare la mia patente scaduta il 19 dicembre. Cioè, è vero che qua non abbiamo la macchina, quindi fotte niente se c'è la patente o no. Però quando vado in Italia magari mi serve per guidare. O non si sa mai, comunque mi serve. Poi tra l'altro scade ad Ale a marzo. A marzo quando torniamo in Italia, sì, a marzo torniamo in Italia ancora, gli scade anche lui la patente, quindi dobbiamo capire come si rifà questa cavolo di patente, perché serve. E poi invece lui, scusate che il braccio mi pesa, sono tutto un dolore, invece lui va a vedere per quanto riguarda la residenza il certificato per prenotare i voli interni con la tariffa da residente. Infatti l'altro giorno volevamo prenotare un volo per Madrid a 8 euro, alla bellezza di 8 euro, ma non ci prendeva il NIE. È verde, non ci prendeva il NIE perché serviva proprio questo codice da inserire dentro. C'è questo signore che mi fa strano. Signore, sto parlando da sola, un po' pazzo sono. E quindi non l'abbiamo prenotato, ma eravamo lì lì per farci qualche giorno a Madrid. 8 euro, ragazzi, 8 euro Las Palmas Madrid. Cioè. E quindi dobbiamo andare assolutamente a fare questo certificato, che è lo stesso che serve anche per prendere i traghetti per le isole qui vicino, per Lanzarote, per Tenerife, a prezzo ridotto, a prezzo residente. Quindi è una cosa che dobbiamo fare assolutamente. Quindi adesso vediamo di cavare qualcosa in questa mattinata. Ok, per ora ho già sbagliato una volta. Sono andata all'agenzia tributaria, mi ha detto che è qua davanti, quindi dovrebbe essere questo qua davanti, che è l'agenzia per il traffico, proprio dove devo andare io. Ok, vediamo. Ok, ho già sbagliato la seconda volta, adesso dovrei andare qua con la giusta, che dovrebbe essere proprio qua. Ma sapete che non è che sia proprio cioè sia riconoscibilissima, insomma. Cioè, guardate la scritta com'è fatta. Cioè, non è riconoscibilissima, vedete? Però, ministro dell'interno, io fattura provinciale del traffico. Quindi, ragazze, penso di aver fatto giusto per la terza volta. Dopo circa 2 orette, ho finito. Ovviamente devo portare e raggruppare tutti alcuni documenti, alcuni li ho fatti, sono andata adesso a farlo perché mi avevano chiesto un certificato medico, non del mio medico di base, ma proprio in un medico specializzato. Penso che anche in Italia, sarà che è la prima volta che devo rinnovare la mia patente e mi trovo qui in Gran Canaria a rinnovarla. Comunque ho fatto il certificato
certificato, mi hanno fatto fare, ragazze, un esame stranissimo. Allora, era tipo diviso, prima di passare dal dottore c'erano tipo i preliminari, dove dovevo praticamente prendere due manopole con le mani, e era tipo un videogame e dovevo seguire due palle che dovevano rimanere dentro a delle strisce. Sembrava un videogame, di giocare a un videogame. Infatti ho detto, oddio. A un certo punto ho chiesto alla dottoressa se era giusto, se avevo capito bene, perché magari le palle non dovevano stare in mezzo alle strisce. Ed era difficile, era proprio, penso, per valutare la sensibilità, perché era veramente, cioè, appena giravi un pochino di più si sentiva e la palla usciva fuori. Quindi avevo un po' di terrore, insomma. Adesso la faccio dal mare, cioè in verità la faccio, sì, dal mare vicino all'autostrada, e mi dirigo verso casa, che alla fine dobbiamo mangiare, faccio uno spuntino, che poi devo andare in palestra, ma prima devo montare il video, devo riuscire a fare tutto. Però ci ho messo una vita e mezza, perché alla fine è vero che abbiamo preso l'appuntamento, ma ho aspettato un sacco di tempo, veramente un sacco, e quindi mi ha dato tutto un elenco di documenti da preparare. Ho fatto subito questo qua, il certificato medico, in modo che adesso devo fare solo delle fotocopie, fare la fototessera. E la tipa qui al certificato medico mi fa, ma devi tornare, che peccato. E faccio, guarda, non ho la fototessera. Fa, guarda, falla lì davanti. Non ci penso neanche, già ho la fototessera questa qua della patente, che non vedo l'ora di rifarla, non la faccio ancora a scimmia. Cioè adesso, cioè, vorrei un attimo sistemarmi i capelli, sistemarmi il trucco, insomma. Cioè deve rimanere 10 anni. Non mi autofrego più, insomma. Quindi in settimana mi preparo, mi sistemo un attimino, mi trucco un attimino. Adesso non è che devo fare un trucco circense, però almeno sistemarsi un attimo la faccia, visto che poi la patente te la devi tenere per un bel po' di anni. E poi porto tutto, devo riprendere poi appuntamento e ritornare a portare tutto alla prefettura del traffico. E poi dopo, una volta che porto tutto, mi sa che la faccio di qua, perché c'è vento di là, mi piace, c'è vento e mi si gonfia tutto il vestito. E dopo, una volta che porto tutto, loro mandano tutto in Italia, e se hanno l'ok dall'Italia, nel senso che è tutto valido, tutto perfetto, mi chiamano, mi chiamano per poi rinnovarmi la patente. Se l'Italia dice che, non so, la mia patente non va bene, non so, però comunque non è proprio velocissimo, tutta la procedura non è proprio velocissima, insomma. Ho una fame. Sto facendo tutto di corsa, come al solito. Ho appena finito di editare il video e Ali sta facendo il mio caffè. Sono il tuo barista di fiducia. Il mio caffettino, perché mi sono cambiata per andare in palestra, devo fare gambe. Tra l'altro, infatti, ho editato velocissimo, perché ieri, io di solito preferisco sempre editare i video del giorno la sera prima. E invece oggi pensavo di metterci di meno a fare la patente, sinceramente. Sì, ma ti è stata lì un sacco. Io ci ho messo 3 secondi, mi hanno guardato e mi hanno detto no, mi manca questo e quest'altro. Torno un'altra volta. E tra l'altro sono incavolata nera perché non trovo il mio cardiofrequenzimetro. Secondo me l'ha preso Ricky. È probabile che l'ha messo tra le sue robe. Infatti non ho il cardiofrequenzimetro. Da stamattina che l'ho cercato ovunque. Amore, l'unica cosa che ti posso dire è che tu mi fai sempre battere il cuore forte. Che vergogna. Non si possono sentire queste cose. Ale si sta cucinando il pollo, perché poi mentre stavo tornando sono passata dal carnissero a prendere il pollo, almeno, perché non avevamo più niente. Dovremmo fare il tacchino, sì, giusto. Sì, ho preso l'affettato di tacchino, infatti mi sono fatta lo spuntino con l'affettato. Io devo andare in palestra, ragazze, però non ce l'abbiamo fatta, no. E tra l'altro, questa cosa che entro le 5 devo andare, non so, ha dei pregi, dei vantaggi e degli svantaggi. Però quante volte ti dà la spinta in più per andare la mattina? Sì, perché se tu avessi saputo, adesso staresti andando a fare il cardio. Sì, è vero. E poi la sera alle 9. È vero. No, ma è una questione di organizzazione. Infatti per quello io preferisco sempre editare, perché comunque per editare un video mi va via un'ora e mezza per un video veloce. Un'ora e mezza per un video veloce. Quando un video un po' più non che io sia Spielberg, che faccio grandi acrobazie. Intanto mi stavo abbioccando.
io e i miei fenicotteri. No. Però per video un po' più emi va via anche 3 ore, per quello preferisco farlo la sera, che piuttosto vado a letto più tardi. Infatti va a finire sempre che vado a letto tardissimo. No, però la sera sei più tranquillo, quando è il giorno stesso ti vai giustamente, sì, sì, più in agitazione. Vai in ansia. E io adesso devo andare, farò tutto di fretta. Tra l'altro ho un male ai femorali, mamma mia, proprio male. Infatti più esercizio faccio e più veloce mi andrà via il dolore. Quindi chiodo scaccia chiodo, questa proprio sapienza e saggezza popolare. Cosa ti serve un personal trainer quando ci sono io? È vero, cosa mi serve, Pablo? Che c'è codo, vero? Quando dico chiodo scaccia chiodo, ce l'hai fatta, basta. Signorino, dov'era il mio cardiofrequenzimetro? Ricky, dov'era l'orologio della mamma? Ce l'avevamo trovata. Ah, l'avete trovato? Dove l'avete trovato? Dentro i cassetti. Dentro i tuoi cassetti? Sì? E chi l'ha messo dentro i tuoi cassetti? Io. Bravo! Complimenti! Lo sai che la mamma l'ha cercato per lungo e per largo? Eh? Guarda come fa l'ognori. Guarda, proprio. Sì, fa proprio l'ognori. Ehi, signorino. Amore, non abbiamo già parlato, hai detto guarda che non lo fai più. Questi piedini, volete azzaccagnare questi piedini qua? L'hai trovato. E non l'ho trovato, amore, che ne sapevo io che l'hai messo dentro i tuoi cassetti? E te lo volevo dire. Sì, me lo dovevi dire. È buono che appena gliel'ho chiesto me l'ha detto. Ma davvero? Sì, lo faccio io. Mi hai fatto spaventare. E io non potevo fare i miei allenamenti. Non mi sembra particolarmente contrito. Sì, diciamo, sì, non è che ti sia dispiaciuto. Amore, la mamma ti sta parlando. Sì. Sì? Me lo dai un bacio? Così me lo dai il bacio? Ma Riccardo, vuoi che ti butto l'iPad? Riccardo, mi dai un bacio vero o l'iPad finisce fuori dalla finestra? 1, 2, 3. Basta, iPad fuori dalla finestra. iPad fuori dalla finestra. Eh? Ma come fa il furbo? Sì. Sì, sì. Bello. Mamma mia, cosa ti farei? Basta. Cos'è questo? Era dentro un uovo dei papatang. Ah, sì? Papatroll. Papacciol? Dei papatang. Beh, io ho giusto un po' di montagne di roba da sistemare. Giusto un pochino. E questi calzini puzzolenti? Questi calzini puzzolenti? Di chi sono? Che schifo! Si portano in lavanderia. Bravo, complimenti. Ricky, vai a fare la doccia, per favore. No. Riccardo. Con chi la vuoi fare, Ricky, la doccia? Con la mamma o col papà? Con il papà la fai la doccia. Con la mamma. No, con il papà la fai. Con la mamma. No, Riccardo. Ho scelto la mamma. Hai scelto la mamma. Mamma, ho scelto te. Riccardo, per favore, vai no, a fare la doccia. No, io fai la doccia con te. Ma l'abbiamo fatta insieme ieri. Voglio farlo. Appunto, gli è piaciuto. Riccardo, dai, su, vai a fare per favore la doccia. Io scelgo la mamma. La mamma sta cucinando. Ma dai, io ho fatto la pappa. Papà ti fa la doccia. Parità. No, io voglio una cosa, una caramella. Vuoi una caramella? No, Riccardo, ti sei appena ammazzato di arachidi. Sì. Sì. Ma adesso me li mangio tutti con le notte, li rubo e me li mangio tutti. Ah, complimenti Riccardo, complimenti. Hai dei valori, valori. Complimenti. Dai, vieni con il papà a fare no. Dai, amore. La mamma sta cucinando delle prelibatezze per il papone. No, amore, sto facendo solo delle verdure. Calma i tuoi sensi. Ma tu stai facendo un sì, pollo. Sì, le verdure. Tu stai facendo il no, pollo. No, il pollo l'ho fatto a te. Com'era il pollo che ti ho fatto? Alla fragola. Alla fragola, buono. Ragazzi, a breve vedete sul canale la ricetta del pollo alla fragola. Dai, Ricky. Fragola. Hai messo a posto i tuoi giochi in camera? Ma non li ha praticamente sì, presi. Sì. No? Sono a posto? Sì, a posto. E per cosa ci fa quei cassetti lì in fondo? Con quei giochi là in fondo? Sono pesanti. Sono pesanti. E chi è che li ha portati qua? Io. E quindi come sono venuti? Devono tornare. Lo sai? Che cosa fai? Che faccia fai, Ricky? Lo sai? Dai, Riccardo, mi fai impressione. Riccardo. Andiamo in cabra mia. Eh? Andiamo in cabra mia. No, andiamo a fare la doccia, amore. No, vai a fare la doccia. Vieni a vedere se sono a posto. E ci credo che è a posto. Non è a posto. Vai a fare la doccia. Venite a vedere. No, amore, te ne vai a fare... È chiusa la camera, no, vuol dire che non... No, vieni a vedere la mamma. Vieni a vedere la mia camera.
Amore, la conosco la tua camera. È inutile che fai il pagliaccio. Perché vuole che io arrivi con la telecamera? No, perché non vuole fare la doccia. Amore. Ah, sì? No. Dai, amorino. Oggi c'era un caldo che quando sono andato a prenderlo. Amorino. Aveva l'odore di una scimmia. Amore, amore. Buongiorno. Buongiorno. Ma come è che tu dormi sempre? Me lo spieghi perché tu dormi sempre qua? Me lo spieghi? Panterino? Quanto sei panterino? Quanto sei panterino? Comunque volevo farvi vedere questi contenitori che ho acquistato per mettere a posto i gloss. E hai visto? Ti dà fastidio? Ne ho preso uno così. E poi ne ho presi due più lunghi da mettere proprio nella cassettiera. Ne ho presi due così. E poi ho preso anche questo. Ti do fastidio, così ti alzi. Buongiorno. Non è che puoi dormire tutto il giorno, te. E poi questo qua da mettere proprio sulla scrivania. Perché vorrei sistemare tutto, insomma. Vero? Torniamo alle cose belle. Alle cose belle. Questo musetto brutto. Apri gli occhi. Apri gli occhi, fatti vedere. Fatti vedere. No, ragazzi, cioè. No, ma quanto sei buono. Fai vedere le tue zampogne. Fai vedere le tue zampogne. Ehi, puzzone. Puzzone. Niente, dorme, ragazze, cioè. Continua a dormire, è da oggi pomeriggio che dorme. Cioè, lui cosa fa nella vita golf? Dorme. Sì, poi di notte scorrazza per casa come se non ci fosse un domani. Sì, se io adesso andassi di là a mettermi a girare un video, lui viene a rompermi le balle. Dormi, oi, ti devi svegliare. Fai vedere la buzza. Adesso mi attacca. No, mi dai bacini, mi dai bacini, mi dà. Quanto ti posso amare. Aia, 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 non mi devi ficcare l'artiglio. Ehi, mollami. Mi ha ficcato un artiglio lì sotto, guardate. Aia, amore, ridammi la mia pelle. Aia, aia, ragol, perché mi devi sfregiare ogni volta? Ehi, sei un puzzone. Sei un puzzone. 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 Sei un puzzone. Ti metto un po' di blush. Un po' di blush. Che il make up è per tutti. Anche te è nero. Hai un po' il tuo blush. Ho il tuo fondo. Troviamo un fondotinta per il mio gatto nero. Il mio gattone nero, bellissimo, il mio amore, bellissimo. Un gatto così bello penso che non l'abbiate mai visto. Vero? No. Tutti i gatti sono belli. Golf! Ciao! È ora della pappa! Era ora della pappa. La pappa, pollo al curry in crema. Cioè, con il latte. No, no, guarda l'obiettivo che si sta fumando tutto! Che bello, guarda che effetto! Sì, stiamo mangiando, ragazzi, in un ristorante con la nebbia. C'è la nebbia, siamo in pianura padana. E poi, ragazzi, la mia specialità. I peperoni, che la sera, ragazze, se non tocca sana. Cioè, io li digerisco tranquillamente. No, anch'io tranquillamente. Ma proprio tranquilla, tranquilla. Buon appetito! Ecco, ecco! Fai vedere che me ne hai dato meno, se hai il coraggio. Ma non è vero! Ecco, no, in verità questa è la mia versione. Peperoni con carote e cipolle, una robina leggera. Dopo ti do un sacco di bacini profumati. Quanto è bello quando ti metti a letto, proprio finalmente a letto tra le pecorelle. Tra l'altro sì, è una cosa che devo imparare è a non portarmi dietro il telefono, ma io ho voglia proprio quando mi metto a letto tipo rilassarmi un secondino guardando tipo AliExpress. Sì, AliExpress mi rilassa tantissimo perché poi alla fine non trovo niente e poi chiudo. Ultimamente non sto facendo tantissimi ordini. Comunque, ragazze, vi devo dire una grande cosa. Una cosa che ho appena fatto. Ho cambiato il nome al canale. È una cosa che volevo fare da un sacco di tempo e l'ho cambiata. Alla fine i cambiamenti servono. Servono i cambiamenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Lo volevo fare da un sacco perché alla fine trucchi, cioè, sono nata come trucchi, però, cioè, alla fine non sono solo trucchi, cioè, non parliamo solo, io no, almeno non parlo solo di make-up, il canale parla tanto di altro, ci sono i vlog, c'è il fitness, è un'altra mia passione, c'è il make-up, che è la mia primissima passione,
Però non è solo il make up, quindi ho cambiato e il canale è Vittoria Sagir, cioè sono io. Vabbè, è una cosa che un po' mi lascia un pochino così, perché comunque sono tanti anni, io alla fine mi sono sdraiata, non ho neanche visto la mia condizione. E quindi è andata, i cambiamenti servono nella vita, sono proprio il motore, la benzina della vita. Io penso, cioè credo fortemente ai cambiamenti, mi piacciono i cambiamenti, non sono una persona a cui piace sempre la stessa cosa, ecco. Quindi sì, sono contenta, sì, sono contenta, ragazzi, è luna, vado a letto presto oggi. Perché comunque è luna, sì, penso di sì. Luna 22, buonanotte fanciulle, good night. And good luck. Ciao.